una notte buia e tempestosa, e il capitano Mazzetes si preparò per un nuovissimo episodio di Mind Test. Ehi la ciurma, benvenuti, ben ritrovati. Yeah! È notte, come sempre. Il sole aspetta che inizi a registrare per tramontare. Tre cose nuove. Pa, 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 pa. Esiste il vetro completamente trasparente, vedetelo, ammiratelo in tutto il suo splendore, è completamente trasparente e non è rigato. Si chiama Clear Glass, mi pare. Clear? No, cos'è questo? Nuclear? No, Glass, forse si chiama così? Sì, c'è da qualche parte, eccolo. Clean Glass. Che si fa con... il glass è uno sweeper. L'unica cosa è che lo sweeper non te lo ridà indietro. Ma non è troppo costoso da craftare. Un jungle grass e uno stick. Allora sono andato a raccogliere un po' di jungle grass con... Molto divertimento e... dovrei fare un po' di sweeper e ho provato con uno sweeper e viene questo. Il problema è che per farlo per tutto questo glass qua, credo che i 3 stack di sweeper ci andranno tutti. Però è una cosa che si può fare, nel senso credo che la vista sarà assolutamente magnifica. Quindi progetto off camera, sostituire tutto questo glass con del clean glass. Anche se la porta stonerà un po' poi, non lo so. Ok, basta. Altra cosa, pavimento. I due pavimenti che mi ispiravano di più tra quelli che ho trovato, cioè dei blocchi decorativi. Per non fare tutto in blocchi, diciamo. In realtà avrei potuto farlo anche di blocchi di diamante. Credo. No, forse non mi sarebbero bastati, non esageriamo. Però per non fare tutto di blocchi di minerali di nuovo, con tutte queste righe che si percuotono sempre, ero indeciso tra questo, che è fatto con stone e legno. Devono essere tutti della more blocks. Quindi proviamo a vedere un attimo così. Infatti. Ah, questo qua è il plankstone, che si fa così. Ma che differenza c'è con questo wooden tile? Ah, perché quello è in legno. Ah, 9 di legno da uno di 9 di legno. Può essere anche una cosa carina. Non l'avevo notato l'altra volta. Questo wooden tile. Ah, lo gira semplicemente. Questo c'ha delle varie alternative, diciamo, fatte con tutte con il legno. Questo è discretamente carino. Altri che mi ispiravano erano questi Cactus Checker, che appunto ho messo qua, solo che secondo me a rifarlo su una superficie così ampia, non lo so, a me secondo me verrebbe il mal di testa, perché sono troppo fitti. Cioè, sono 4x4, 16 quadretti ogni cubo. Secondo me, provate a immaginarlo, chiudete gli occhi e provate a immaginare questa stanza piena di quegli affari là. A me viene l'angoscia, detto sinceramente. Cioè già questo con tutte queste cose qua è un po' denso, diciamo. L'unica cosa è che questo come grigio si risposava di più con questo. Mentre questo è un pochettino più scuro e il legno stacca parecchio. Inoltre stacca anche con questi. Però questi macchinari c'è comunque la stone che li riprende come colorazione. E che qua era molto colorato per il fatto che ci sono questi pneumatic tube qua. E allora mi sembrava carino mettere qualcosa di un po' più coloreggiante, ma direi di no. Cioè, nel senso, io sono molto più propenso per fare questo, quindi sostituirò con quello. Terza cosa, rapidamente perché sono già passati quasi 5 minuti. Fuori ho provato a mettere quelli di plastica. Questi. Ma come potete ben vedere, fanno schifo. Ecco. Fanno proprio schifo. Ma anche perché sono altissimi. Cioè, è come se mettessi un blocco di terra. Cioè. Sì, è esteticamente la stessa cosa che mettere un blocco di dirt qua con un fiore sopra. Dammi una rosa. Non c'è una rosa. Non ho una rosa. Ah, ecco. Dammi una rosa. Esteticamente per me è la stessa baradà anche fare così.
fanno schifo uguale. Quindi direi di no. Questo è estremamente carino e da lontano, secondo me, una fila di vasetti fatti così è bellissima, solo che... c'è da farmare un sacco di clay, perché c'è bisogno di 3 di clay per ogni singolo vasetto. E se io volessi mettere una decina di vasetti avrei bisogno di 30 pezzi di clay. Ottimo, direi. Quindi sì, cioè... boh. Cioè forse per ora possiamo lasciare dei fiorellini così, un po' sparsi, per mettere un po' più di colore, però per farmare la clay ci sarà bisogno di un'eternità e mezza. Sì, così c'ha già da un tocco di colore, diciamo, però questo fa proprio schifo. Fa proprio schifo. Ma sentite, fa anche il rumore della dirt. Infatti fa schifo come un blocco di dirt, un dirtolo meno qualsiasi. Quindi, progetti futuri. Altri piccoli cambiamenti, ragazzi. Uno è che non viene più giorno. Allora io farò così per evitare di spoilerarvi troppo, ma qualcuno di voi, attento, avrà già visto tutto, avrà già scoperto i miei segreti. Allora, la porta bugata di oggi è colore rosa shocking, molto sexy, mentre l'esterno è un colore verdognolo, no? Verde acido. Boom, ho continuato un po' la stradina perché erano episodi che non la continuavo. L'ho fatta arrivare fino a qua, poi qua mi sembrava più consono lasciarla così, no? Con il nostro fosso di Helm per andare a prendere la terra, la roccia e la nostra piccola piccola piccolo là. E qua mi piace un sacco come ingresso di casa. Di qua ho continuato in là la stradina per andare alla farm di cactus e di canne da zucchero, che è molto comoda. L'unica cosa di cui non ero totalmente convinto era di farla larga 1. Solo che il fatto che se l'avessi fatta larga 2, infatti vedete che qua inizialmente avevo tolto anche quella parte di dirt, non veniva simmetrica perché la cesta veniva sfalsata su un lato, cioè veniva da quel lato, mentre questo è completamente simmetrico con un centro unico che è in corrispondenza di qua dell'acqua. E come siamo messi? Ah, beh, discretamente bene, grazie cactus che arrivi. 34, boh. E quindi ho deciso alla fin fine di metterla con uno, anche se è un pochettino forse pesante perché c'è più legno che pietra, però non è malaccio, dai, diciamo. Qui, mentre sono andato a cercare la jungle grass, ho trovato delle altre piante che erano queste forse. Aspettate, ce l'ho qua dentro. No, non ce l'ho qua dentro, dovrebbero essere queste però. Vediamo. No, queste sono le fragole. Mangia fragole. Queste, raspberry, che non avevamo, e quindi ho sistemato un po' la farm in modo diverso. Qua ci sono le fragole, qua ci sono i lamponi, qua ci sono i mirtilli e qua ci sono le more. E appunto le ho duplicate fino ad averne 6 per ogni tipo, in modo appunto da avere una farm abbastanza simmetrica. Poi non lo so, magari potrei mettere un camminamento qua in malaghiena. Potrei metterci un camminamento qua di qualche tipo, anche se poi risulterebbe scollegato dopo perché è girato nel senso opposto. Dovrei mettere forse la cesta dall'altro lato, mettere la cesta di qua, oppure arrivarci da là. Boh, non lo so, ci penseremo. Ultima cosa, ultimo aggiornamento è, ragazzi, è cresciuto finalmente l'albero di rubber, e sto giro lo tengo qua. Lo tengo così anche perché è abbastanza pulito, nel senso che è abbastanza... togliamo magari solo un po' le foglie qua, così da poter farmare un pochettino più di rubber.
La fine. Qua. Fine. Sì, là dietro non mi pare che ci sia del... Oh, c'è del legno. No, non c'era del legno. Rimettiamo a posto così. Qua uno possiamo ancora toglierlo. Là no, invece. Ok, così è un pochettino più pulito. Possiamo raccogliere un pochettino più di dirt. Di, sì, di dirt, di rubber. Quando andiamo, mettiamo un po' le foglie così a caso. Tanto per... Ok, tanto per liberarcene. E GG, così almeno abbiamo di nuovo la nostra fonte di rubber. Lasciamolo così, almeno non rischiamo più di avere problemi. Detto questo, un'idea che mi è venuta in mente per il progetto di oggi. Sì, dobbiamo fare la farm automatica di alberi. E ho già un buon concept per quello, nel senso... Io spero che l'albero cresca anche se ci sono dei blocchi di lato. Nel senso, se io metto qua una pila di node breaker, spero che lui cresca, che non abbia dei problemi con la crescita. Ma effettivamente potremmo anche sperimentarlo rapidamente. Dovrei avere una motosega dietro, sì. Questo mettiamolo a posto. Se noi abbattiamo questo albero... Oddio, mi ha abbattuto tutto. Vabbè, adesso abbattiamo tutto. Ok, a posto? Sei tranquillo? Bene. Anche io sono molto tranquillo. Ora abbiamo bisogno di un sapling, però. Give me one sapling. Oh, birch tree. Ma non le voglio le birch tree. Eliminiamo le birch tree. Ok. Facciamo una pila di 5 cosi qua. Da questo lato. 3. 4 e 5. Perché gli alberi possono arrivare a essere alti fino a 5, quindi devo essere sicuro che levino ogni parte del tronco. Perché altrimenti 2, 3, 4, 5. Perché altrimenti se non levano ogni parte del tronco rimane un pezzo e quindi è un casino. Perché le foglie non scompaiono. 2, 3, 4, 5. Forse uno più alto, sì. Le foglie non scompaiono e quindi non può raccogliere le foglie, insomma. Facciamo così. Sono 5 questi? Sì, sono 5. Allora, sto giro facciamo 1, 2, 3. Il problema è che non c'è il buon 1000, quindi... Ok, questo ci spiega che effettivamente può crescere accanto a... Dimostrazione immediata proprio. Vediamo se funziona anche con gli altri. Per essere sicuri, magari se ci sono altri cosi di legno là in mezzo ha dei problemi, non lo so. Cioè, nel senso, magari se c'era anche uno di lato un po' nei guai. Ma adesso vediamo. Intanto questa zona dovrebbe essere chunk loadata. E quindi, boh, lasciamo la natura fare il suo corso. Però la cosa è molto positiva. Il progetto di oggi, per cui ero venuto qua prima di andare a fare la cosa del concept degli alberi. Ah, e poi altra idea che ho in mente è quella di fare una farm di... non è proprio una farm, una fabbrica, diciamo, ecco, un'industria di creazione di stone. Ghiaia. Quindi gravel, dirt, sabbia e vetro. Come con una schiera di cobblestone generator più node breaker con dei Lua controller che quando vengono attivati che mi producono uno stack di cobblestone che poi attraverso delle fornaci e dei grinder automatizzati mi creano a partire da quello stack di cobblestone che viene generato dal cobblestone generator il materiale di cui ho bisogno, tipo, tipo la sabbia, tipo il vetro, eccetera, eccetera. Tipo l'altra volta che abbiamo dovuto fare quella fare là, ho dovuto aspettare un po' nelle fornaci là, e metti quello a cuocere, poi grindalo e poi ricuocere, eccetera, eccetera. Mentre invece facendo così si potrebbe fare un'industria, diciamo, in cui tu semplicemente premi un pulsante e ti arriva lo stack completo di roba. E vorrei poi poterlo configurare, sto pensando di configurarlo sempre con il tuo controller, in modo da fornire il numero di stack che tu gli chiedi. Cioè se tu premi tipo 5 volte il pulsante ti dà 5 stack di quel materiale.
È un progetto un po' ambizioso, lo so, ma mi ispira parecchio, perché è la prima volta che utilizzo il Lua Controller in un modo abbastanza serio e ho visto che possono dare delle belle soddisfazioni, se riesci a capire come funzionano. Se riesci a capire come funzionano. Allora, io vorrei fare. L'altra volta parlavo di una porticina sul retro, ma effettivamente non sarebbe tanto carina una porticina sul retro. Poi vorrei fare una cosa che sia diversa da questo garage qua. Vorrei farmi una casetta in Canada. La sapete quella canzone? Avevo una casetta piccolina in Canada, con tanti fiori di lilà, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Ecco, a noi interessa la parte sulle ragazze. Facciamo un ponticello che passi di qua e che arrivi alla nostra zona di trattamento dei minerali, la nostra industria metallurgica. Quindi io direi che abbiamo bisogno di wooden stairs, wooden slab, ci sta. Poi abbiamo bisogno di cobblestone slab, forse abbiamo bisogno di altra cobblestone, non lo so, speriamo che ci basti quella che abbiamo. E direi che possiamo iniziare. Allora, io toglierei questi e farei partire da subito la questione, anche se questo effettivamente rompe un po' le scatole. È simmetrico, sta un baradao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potrei effettivamente spostare tutto un pochettino più in là. Un tocco più in là. Così queste sarebbero un pochettino più. E se lo spostassi di uno e di uno? Facciamo così. Spostiamo uno di uno e di uno. Così ci sta il ponticello e non crea guai. Allora, sto legno fa assolutamente schifo. Però qui per l'occasione. Oddio, qua sta cadendo tutto. Dobbiamo salvare il nostro. Così era. Sì. Torcia la mettiamo qua. Sì, effettivamente il fatto di aver avuto sempre dei pali che lo sostenevano mi fa sembrare adesso che debba cadere il cielo sulla testa. Puff. Puff, c'è la torcia sotto, vero? Esatto, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Ne ero stato informato in precedenza. Allora, se lo chiudiamo di uno di là, però chiudiamolo anche uno di qua per essere un pochettino simmetrici. Oddio, qua ci cade tutto addosso. Ok. No, forse è meglio metterla di lato così, come ho fatto là. Che poi non è simmetrico, per quello sono. Se lo riducessi ancora di uno? No, ma se lo riducessi ancora di uno sarebbe un po' bruttino, diciamo. Allora, vediamo così a ridurlo così, vedere che cosa ne viene fuori. Ma non mi sembra male. Mi sembra un pochettino più. Boh. Non lo so. Ma ci è utile. Quindi direi che. Perché ho tolto quella roba là? Ah no, sì, lo so perché l'ho tolta. Perché vorrei farlo partire da qua. Il ponticello, perché deve essere leggermente sospeso, diciamo, no? Quindi io farei che. Ah, qui mi viene utile un blocco di cui ho visto l'altro giorno. Wood. Che deve essere davvero stracomodo in questa zona. Che è uno di questi blocchi particolari. Tipo questo. Qua ci servirebbe uno che è fatto. Perché se io metto delle scale qua è un casino, perché cioè ti trovi il blocco di scale davanti. Mentre se io facessi una questione del tipo. Sto cercando di capirla anch'io, eh. Che arrivi qua e ti trovi tipo così, lo voglio, sì. Sì. Si fa con wooden stairs, eh? Ah, con wooden slab e un wooden microblock che si fa come? Con planks e uno stick, quindi un wooden planks e uno stick. Proviamo un attimo.
così, perfetto. Quindi se metto questo sopra questo, mi dà questo. Vediamo un attimo se è quello che effettivamente ci interessa. Vorrei metterlo così. Sì, ma vorrei metterlo un blocco più in basso, però. Però un blocco più in basso no. Non quadra un blocco più in basso. Così però. Non mi convince del tutto. C'è qualcosa che non mi quadra. Proviamo a mettere. Allora, innanzitutto mettiamo le nostre stair di mezzo. Cobblestone, che saranno così. Poi qua ci sarà l'altro coso di stair, di cobblestone stair. Ah no, 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 una sola ce ne va. Perché sono scemo? Perché sono scemo? Eh? Qualcuno me lo sa spiegare? Eccolo, se noi facciamo così, questo ci sta, nel senso se tu arrivi di qua, vedi comunque. Sì, è decisamente meglio così. E qui dietro ci metti le. Dietro qua metterei delle stair qua, sì. Però metterei qualcosa di sotto, tipo per sostenere. Beh no, così fa proprio schifo. Se mettessi questo qua, nel senso un po' come a come completamento, diciamo, dove è andato? Ecco qua. Se mettessi questo così. Eh no, ma comunque non serve un Kaiser. Perché se invece lo metto là è un po' uno schifo. Se lo metto così fa proprio schifo. Perché poi qua non continua. Eh no. Anche se mettessi uno slab sarebbe stessa cosa. Mi sa che devo mettere le scale normali, raga. Avrà un aspetto poco estetico, forse, ma. Però vorrei fare anche allo stesso tempo dei sostegni tipo cose. O in pietra. Proviamo a vedere cosa rende meglio. Con la pietra ce l'abbiamo i muretti. Panel. Avevo visto prima una cosa tipo. Scusa, questo? Ah no, era perché era là. Scusa, cobblestone. Una cosa che sia tipo di sostegno in verticale. Ecco, questa roba qua, cobblestone panel. Ah, che sono tre di quelli. Sono io. Proviamo un attimo a vedere com'è. Si dà un'idea di sostegno. Mi dà un'idea di sostegno effettivamente. E non è male. Potrei mettere così. E così. E di là dà l'idea appunto di un ponticello. E lo farei salire ancora di uno però. Poi mettiamo ancora dei sostegni. No, però non li voglio da questo lato, li voglio dall'altro lato. Dalla parte centrale, diciamo. Così, ok. E qua li mettiamo dall'altro lato. Rompiamo qua in modo che sia un po'. No, non li voglio di qua. Li voglio qua. No. E niente, devo girarmi. Tipo. Che fine hanno fatto? Ah, me li ha girati, ma perché me li ha girati? Com'è che era per girarli? Ah, così. Ok, perfetto. Ci mettiamo la cosicciola. Mi sta piacendo abbastanza, effettivamente. Anche se forse i pillarini così nel nulla.
Vabbè, non è male. Facciamo così, poi. Qua lo facciamo dritto con gli slab. Ah no, è vero, qua c'è il casino degli slab sciocchi. Ebbene, facciamoli così. Vediamo come viene con gli slab così. Mettiamo degli slab di legno. Ecco, no, questo qua è messo male. Perché no, non rispecchiava la texture degli altri. Ecco, invece così è tutto a posto. No, ecco, di nuovo la texture sbagliata. Ma queste cose di legno sono un po' un casino, perché uno dice, ah, la texture giusta, e invece no, ce l'ho sbagliata. Quindi la dobbiamo mettere così. E qua sta proprio di sospeso nel nulla. Però se noi facciamo dei paletti 1 e 1, 2. Questo lo voglio dall'altro lato, però. O forse è meglio esterni. Come lo giro sto affare? Stupido, perché me li gira così? Non li voglio girati dritti. Allora, mettiamolo. Ecco, naturalmente se uno mette storpio. Là. Ah no, dovevo convertirli. Mi sta facendo dannare, eh? E non poco. Così. E un altro così. Andiamo con un wooden slab. Ma che poi no, devo metterlo alla centrale. Sì, era meglio metterlo centrale. Metterne altri due. Così da lontano non fa un bel effetto, effettivamente. Forse era meglio mettere i blocchi interi e non farlo sospeso. Niente sospeso, mettiamo i blocchi interi qua. Sì, mettiamo blocchi interi di cobblestone, di wooden planks. E chi si è visto, si è visto. Allora, 1, 2, 1, 2, 1, abbiamo finito il cobblestone, no, ok. Però il legno sì. Convertiamo un po' di legno in attesa della nostra farm di alberi. No, ma perché ho messo questo? Dite a me. Ok, così è carino. Di qua ha un'idea abbastanza. Sì, dà comunque un'idea di stabilità. Mi sa un po' di palafitta sta cosa. Altri due poi andrei di stairs. Così. E poi stairs dall'altro lato. Vai, uno e uno, due. Allora. Qua. Sì. Perfetto, allora. No. Chi ti ha detto di comportarti in questa maniera? Del Kaiser! Allora, qua e. Là non abbiamo sostegno, quindi dobbiamo fare così, cosa? Poi, così. Cosa? Così. Io qua ci metterei due pillarini, però non. Di sicuro me li mette storti ora, eh. Quanto ci scommettete? Se io gli dico. Infatti. Allora. No, ora non me li prende. Ma perché questo me lo gira e questo non lo gira? Ah, è sopra o sotto? Ma non posso tenerlo girato.
puoi ruotarmelo in qualche modo. No, eh. No. Devo arrivarci da sopra, da questo lato qua. Allora. Beh, allora, adesso questa la devo convertire nell'altra. E... mo... statemi a sentire, eh. Ok. E... ok. Mo, questa e le due wooden planks. E cioè le due wooden stairs. E la dirt dove è andata a finire? Rimettiamo la dirt al suo posto. Mettiamo anche una torcia così. Tanto per fare un po' di luce sulla questione. E mo però c'è... spianerei qua. Sì. Allora io toglierei sta baradà. Metterei le altre scale così. Però qua riempirei. Qua riempirei sì, nel senso così. In modo da consentire che vada dritto dopo. Wooden stairs, di nuovo. E lo so, ragazzi, il video sta diventando parecchio lungo. Però uno e uno e due. E si prosegue? Allora, vediamo un attimo com'è. Io metterei forse delle fence qua. Però non ne ho bisogno di più. Per evitare di cascare, non lo so. Perché mi sa un po' di ripido, se no. Effettivamente ci sono troppe scale di seguito. Se io mettessi un piano e poi mettessi altre due scale sarebbe molto più carino. Avrebbe tutto un altro senso. Così è già molto meglio. Se ci mettessi ancora delle fence in più, vediamo un attimo. Allora, un, due, un, due. Se andassi così, così, così e così. Sì, tutta un'altra roba, anche se quella è un po' mezz'aria, devo dire. È tutta un'altra roba. Sì, quella è proprio un po' mezz'aria. Anche di lato direi di no, perché poi alla fine viene proprio staccato, cioè si vede poi che non... oppure sì, no, tanto fa un senso di ripido. No, no, lasciamole così, anche se sono un po' fluttuanti. O le mettiamo solo in mezzo. E che a mettere solo in mezzo sono davvero poco, cioè sono solo due affarini. Allora facciamo così, espandiamo tutto. Così. Mettiamo dei blocchi interi là. Blocchi e blocchi. No. Ok, mettiamo delle altre. Così molto meglio. Sì, I like that. I like that. Adesso qua dobbiamo spostare il tutto. Ma io direi che posso anche finirlo off camera, insieme alle altre cose che dovrei fare. E intanto noi ci vediamo nel prossimo video, no? Ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse piaciuto. E perché non dovrebbe esservi piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo, sempre qui da Mazzetes su Mindtest.
Ciao a tutti ragazzi!